Buongiorno, e questo venerdì inizia riconsegnando l'auto. Siamo già accesi. E se vi state chiedendo perché ho quest'auto, perché la mia l'ho lasciata parcheggiata da un amico. Eccola, di nuovo, è lei, siamo tornati da te. Lo giuro, vengo in pace. Devo dire che sì, mi mancherà. Torniamo a lei. Passaggio qua. Misure e check fatti, ora è arrivato Harry che abbiamo un appuntamento e quindi ci aggiorniamo più tardi. E buongiorno, oggi è sabato e quindi andiamo al mare. Buongiorno Chicco. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Com'è che è? Si flexa prima un braccio? Poi l'altro. Ci stiamo mettendo all'opera per il montaggio di una bellissima pellicola in carbonio, gentilmente offerta da Mr. Simone Racing in persona. Guardate che tecnica. E adesso... Ma non abbiamo fatto neanche bolle. Ragazzi, si vede che Sergio è uno specialista. È vero, eh? Ma specialista. Si ben incomincia a metà dell'opera, no? Oh, abbiamo trovato la spatolina. Sembra che faccia schifo. No, ce l'hai a fare giù col caldo. La pellicola si scalda. La pellicola si scalda. Mi ha rigato tutta la carrozzeria. Ovvio. Sì, rigami anche il vetro, già che ci ovvio. Sei. Allora, la mia parte, devo dire, è venuta abbastanza bene, a parte la parte finale che ormai avevo perso le speranze. Questa è la mia parte, non la tua. E questa l'ha fatta lui. Oggi siamo da Wrap Hall, che come indica il nome si occupa di wrap generale. Guardate chi c'è lì dietro, pronta per essere wrappata. Per riprendere il carbonio qua, 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 qua e qua, indovinate un po', andremo a mettere la pellicola in carbonio anche sul tetto. E andiamo con una pellicola un pochino più scura sui vetri. Siamo venuti qua a vedere un po' di mezzi eventuali da provare, testare. Tra cui questo che c'è un po' la sfida nel ci sta o non ci sta la moto, ci stavamo chiedendo. Spettacolare. Più un leggerissimo oscuramento vetri. Ho preso le gommine per lo zip. Adesso vi faccio vedere anche com'è lo stato del motorino, sempre che ci sia ancora, no, perché no, sono no, venuto... No. Meglio che non lo vediamo il motorino in che stato è. Sono venuta alla sprovvista. Non è lo stato del motorino. Poi sono venuto tutto felice da Maso e ho detto, oh Maso, guarda come ho fatto la macchina, bellissima, sono gasatissimo. Feedback di Maso. Che grande amico che ho. Cioè, eh. Se nemmeno io andrei mai a lavorare con una cosa così, cioè vuol dire che è grave. Siamo pronti a vedere il garage? No, ti prego. Non partiamo benissimo. Signore, lui? Ah, non è lui. È lui, mi sono confuso. No, non puoi mettere una roba dove ti confondi, non ti ricordi il motorino. Secondo voi i cartoni così chi li ha buttati? Vai, Maso, dacci del gas. Madonna, come gira. Dai che lo voglio provare. Senti? Non accendiamolo che poi sto male. È in fallo o no? No, non sono. Vecchio lì l'ho segnato. No, ti ammazzo! Dai, ma come cazzo stai? C'era, ci passava la smart! Non fare il video, porca vacca, che è la volta buona che t'accoppo! No, vecchio, brucia! Guarda, si è segnato per bene, però. Cazzo, non ci vuole. Più un non ci voleva questa, Maso. Quante volte l'avevo detto, Maso, che non dovevamo portarlo qua? È andata molto male. Aspetta ragazzi, questa la prendo io che non si sa mai che poi Maso si arrabbia. Tanto c'è la sorellina. Che è un attimo. Ok. Ciao. Signori, gomme e cerchioni. Uno o... e due. Non ho ammaccato già un cerchio. Uno o... Tutto bene qua. Non ho ammaccato già un cerchio. Te lo spacco in testa, dai, non c'è un cazzo da ridere. Se volete potete silenziare l'audio. Qual è il fiume preferito di uno zip? Il po! Aspetta, però forse non si capiva, è troppo triste. La signora lì che l'abbiamo traumatizzato. Qual è il fiume preferito dello zip? Il po! Il po! Non si capisce secondo me. Po! Buongiorno, vi porto con me a prendere la nuova moto. Oggi siamo da Pneus Drift. Abbiamo pensato di fare un bel tagliando alla macchina che devo dire che se lo merita. In più ve l'avevo detto che sarebbe arrivato prima o poi, che sarebbe arrivato questo momento prima o poi. E quindi eccolo qua, l'alettone che al momento non è completo perché teoricamente si dovrebbe montare senza andare a fare i buchi nella macchina, nel baule della macchina. Flowy car. E quindi sì, stiamo uscendo adesso dal casello autostradale perché siamo quasi arrivati a destinazione.
No, ragazzi, non avete capito, cioè sono tornato. Guardate cosa mi ha combinato Alberto alla macchina. Mamma mia. Perdere tempo, dai. Una roll bar completa. Mi hai lasciato qualcosa? No, niente. Guardate qua. Vi deluderò perché la mia in realtà è qua, è questa. Oggetto montato. Diciamo che abbiamo un doppio alettone qua, quindi ci abbiamo provato a vedere come stava. Ditemi anche la vostra, cosa ne pensate. Se vi piace, non mi convince particolarmente. Ed il bello è che la giornata non è ancora finita. Parte numero uno del contenuto. Colpa sua se ho deciso di prendere questo monitor. Colgo l'occasione, se non l'avete fatto ancora, di lasciare un bel mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per supportarlo. Signori, se mi vedete un po' sudato è perché questa mattina ho preparato la moto. Ho il nuovo Nolan N65 della Marti. Dato che vado a fare un giro in moto con lei, io lo portiamo. Oggi vado a consegnare la Lexus UX 250 Hybrid che ho utilizzato per circa un mesetto. Eh sì, l'ibrido è una bomba. Un'altra che mi incuriosisce un po' è lei, quindi forse prima o poi ci faremo un pensierino. Siamo all'hotel Montchalet. Prima di concederci un momento di riposo, continuo a lavorare un po' sul video. Come si suol dire, meglio tardi che mai. Glielo rubo anch'io. Sesto prodotto in 5 minuti. Facciamo protezione completa. Carrozzeria SCAM, BMW M2 Competition. La macchina cambierà aspetto. Vi lascio anche quest'altro indizio. Nuovi aggiornamenti, prendiamo lei. È il momento di un tagliando. Auto lasciate, vi faccio sbirciare anche cosa c'è lì dietro. E qua un'altra ancora. Signori, guardate chi mi porta a casa, Mister Conduco SRL. Buongiorno. Pronti a tornare a casa. Lasciamo il lago di Iseo per andare a riprendere la BMW. Cosa abbiamo fatto qua? 30.000 passi in 2 giorni insieme alla Marti per un progetto con Flowy. Vi lascio comunque qua sotto qualche info se volete avere qualche spoiler sui prossimi video che usciranno. Marti, sei pronta a vedere il ferro? Io te lo giuro che non fingo per i tuoi YouTube. Dov'è? Guardala lì, che spettacolo! Che ferro! Ma che trash! Questa sì che è una macchina. Mi ricorda quelli che si fanno un dente orti. Vi voglio parlare del nuovo partner con cui ho iniziato a collaborare, no? Come vedete tutte queste macchine qui, l'M2 di Peppe, quest'altra RS5, hanno tutte una cosa in comune, in particolare parliamo dell'M2. Tipo, dopo un paio di pistate le pastiglie si iniziano a consumare. Oppure se qualcosa va storto la macchina si può danneggiare. All'interno di un contesto automobilistico possono succedere tante variabili e a volte anche spiacevoli. È a questo punto che entra in gioco AutoDoc, il partner di questo video. Tu vai ad aggiungere il tuo veicolo, come vedete io so già adesso la macchina, l'X2, l'altra macchina che utilizzo abbastanza frequentemente. Vado a inserire quella che è la mia macchina, BMW serie 2, coupé, M2 Competition, che tra l'altro è comodo perché ti dice anche l'anno nel quale la tua macchina è stata prodotta. Vado a questo punto a selezionare quello di cui ho bisogno. Per esempio, abbiamo parlato di pastiglie, questa non è esattamente la mia, ma è comunque l'M2CS che è al 90% uguale alla mia. Sistema frenante, pastiglie del freno, assale anteriore, applica. Ed ecco che, come per magia, vengono fuori tutte le possibili alternative per le pastiglie anteriori. Così come per l'assale posteriore. A questo punto le seleziono, le aggiungo al carrello. 2 per le pastiglie di sinistra e di destra posteriori. Anche perché sapete, dopo ben 3 pistate a Misano, sì, un bel check ai freni non fa male. C'è veramente di tutto. Chissà che magari in un futuro non vado a fare anche un bel impianto frenante completo, quindi pastiglie più dischi dei freni. La cosa bella è che puoi veramente trovare le parti per qualsiasi tipo di auto. Ci sono veramente 1000 opzioni diverse. Puoi ordinare direttamente dal tuo telefono e vedere il tuo carrello e quello che hai ordinato fino adesso. E stessa cosa, una volta fatto il pagamento e ordinato tutta la componentistica, hai il track dell'ordine per essere sempre aggiornato sui vari spostamenti. Se volete fare un giro anche voi sull'applicazione, e vi lascio qua sotto il link in descrizione per poterla scaricare, per cui perché no, fate un check qua sotto in descrizione. E sì, già che c'ero, ho deciso di aggiungere anche le pastiglie ultra racing per tutto l'impianto frenante anteriore, così come l'olio per i freni, perché alle alte temperature lavora meglio rispetto a quello di serie. Una volta pronto il carrello, quindi non mi rimane che procedere con il pagamento e aspettare che mi arrivi a casa. A
ma che bomba è questi cerchi? Datemi un feedback, perché sparano forte, sono d'accordo, però a me gasano un bel po'. L'altro dettaglio che siamo andati a fare è stato mettere la pinza rossa. Prima era argento. Ti dà fastidio se faccio così. Non mentre fai manovra. Non mentre faccio manovra. Non mentre fai manovra. Per 200 si può fare. Una P22. Una P22. Un'altra P22. Ma che Mene, il flexer boy. Cioè, ragazzi, cosa vuol dire? Allora, io sono... Ragazzi, è vero amore. Allora, questo è successo che ieri notte mi ha mandato sta foto qua e io ho detto, è un adesivo. Poi ho detto, no, non è un adesivo, è un tatuaggio. Allora io ho detto, uno di quelli, come si chiama, che fai con l'acqua? È un trasferello che viene via con l'acqua, tranquilli, non preoccupatevi. Purtroppo non è vero. Cioè, di cosa stiamo parlando? Per chi di voi se ne intende di tatuaggi, è vero o è finto? Perché io ancora non ci credo. Per favore. Ma di cosa stiamo parlando? Non si fanno bene o non si fanno? Siamo tornati a riprendere la porta. Macchina ripresa dopo il tagliando. Facciamo uno scambio mezzo rapido. Saliamo sul nuovo Defender che è già attrezzato per il viaggio in Sardegna, come vedete, perché sì. Andremo in moto, ma qua vengono portati la maggior parte dei bagagli. Di là c'è Cava che sta andando via con la mia macchina. Non sono mai stato qua sopra, quindi improvviso su come si guidi. Cacchio, quanto siamo alti. Comfort qua. Dobbiamo provarla in fuoristrada per provarla per bene. Quindi, signori, questa è la classica vista della Sardegna. Sono ufficialmente arrivato nell'isola. Ho un po' di amici qua, sto facendo un sacco di video. Ho già fatto tantissime attività che però non vi voglio spoilerare perché magari farò un altro wikivlog. Se volete qualche anticipazione dei video che usciranno su YouTube, vi lascio il link del mio profilo qua sotto in descrizione. E se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, alla prossima con il prossimo video.